Ciao amici, di recente ho parlato degli straordinari benefici del bicarbonato, li trovate in questo video. Ma il bicarbonato è così straordinario che un solo video non basta, davvero? Sì, ci sono altri benefici. Ecco 6 benefici del bicarbonato per la nostra salute. Ma prima di iniziare, mettete un bel mi piace a questo video, tanti mi piace, tanti nuovi video. 1. Punture di insetti. Il bicarbonato è un potente rimedio contro le fastidiose punture di insetti e di zanzare. Per fermare prurito e gonfiore in poco tempo, fare una pasta con acqua e bicarbonato, a cui aggiungere una goccia di olio essenziale di tea tree. Questo impasto è utile anche contro verruche e micosi. 2. Irritazioni della pelle. In caso di irritazioni, prurito, sfoghi o altri disturbi della pelle, come anche micosi e verruche, il bicarbonato è ottimo. Ha una potente azione lenitiva e riequilibra il pH della pelle. A seconda della zona interessata, fare un impacco o un ammollo con un mix di acqua e bicarbonato, mescolando 2 cucchiai di bicarbonato ogni litro di acqua. Tenere l'impacco, restare in ammollo per 15 minuti, poi sciacquare bene. 3. Afte. Le afte sono piccole lesioni all'interno della bocca causate da stress, stanchezza, digestione difficile. Per lenire dolore e fastidio, creare una pasta mescolando 3 parti di bicarbonato e una di acqua. Applicare sulla zona colpita, lasciare agire per qualche minuto, poi sciacquare. 4. Acidità e indigestione. In caso di bruciore di stomaco o indigestione, il bicarbonato è un ottimo antiacido e digestivo naturale. Mescolare 1/4 di cucchiaino di bicarbonato in mezzo bicchiere di acqua e bere senza lasciare il deposito sul fondo. 5. Muco e naso chiuso. Quando soffriamo di naso chiuso, anche per colpa delle allergie, possiamo fare i suffumigi con il bicarbonato. Fare bollire una pentola di acqua, spegnere, aggiungere 2 cucchiai di bicarbonato e, opzionale, una goccia di olio essenziale di eucalipto. Respirare profondamente il vapore per 10 minuti. Meglio se coperti con il classico asciugamano. 6. Stanchezza e affaticamento. In caso di forte stanchezza, spossatezza, affaticamento muscolare, possiamo fare un bagno aromatico con bicarbonato e oli essenziali. Questa idea mi piace, è davvero rilassante. Facciamo un mix con 1 cucchiaio di miele e 7 gocce di olio essenziale di rosmarino, se si tollera bene. Versare nell'acqua della vasca insieme a 150 g di bicarbonato, mescolando bene per sciogliere tutto. Immergersi per almeno 15 minuti e godersi un bagno tonificante. Il rosmarino stimola la circolazione, il bicarbonato favorisce il ricircolo dei liquidi. 7. Gambe e piedi gonfi. Fare un pediluvio con acqua calda e 2 cucchiai di bicarbonato. Si può anche aggiungere 1 cucchiaio di succo di limone per ottenere un mix effervescente che stimola la circolazione e riequilibra il pH della pelle. Wow, quante cose fa questo bicarbonato! È davvero straordinario! Per conoscere gli usi di tante altre cose e rimedi di casa, basta iscriversi al canale, è facile con un clic così, e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche qui sotto. Con i rimedi della nonna si vive meglio. Vai in descrizione per trovare le playlist di tutti i miei video, i link ai miei libri ed ebook, i motivi per cui divulgo la mia esperienza. Seguimi sul canale sui social, clicca mi piace, condividi e iscriviti alla newsletter del mio sito. Ogni giorno, sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao!